canale YouTube dell'Aquila. In questo momento siamo proprio in live su YouTube. Buon pomeriggio a tutti. Siamo qui per festeggiare la Giornata della Terra 2021, grazie all'evento organizzato da Aquila Basket, una giornata molto importante che Aquila Basket ha voluto festeggiare già da qualche anno, a dire il vero, sta festeggiando, sta portando avanti e quest'anno, per motivi legati ovviamente alla pandemia, organizzata in live streaming su Zoom con i ragazzi del liceo Istituto Martino Martini e con i partner tecnici dell'Aquila Basket legati direttamente alla terra, quindi all'agricoltura e all'ambiente. Andiamo subito nel vivo, poi vi spiegherò brevemente come funziona l'incontro con il presidente di Aquila Basket, Luigi Longhi. Parentesi, io sono Pietro Bertanza e mi occuperò di moderare l'evento. Presidente, a lei la parola. Grazie, buon pomeriggio a tutti per la partecipazione a questo momento che noi riteniamo molto, molto importante. C'è un detto che dice che non conosciamo mai il valore dell'acqua finché il pozzo non si prosciuga, e mi sembra che sia molto sia introduttivo a quello che stiamo andando a fare oggi. Il nostro rapporto con l'acqua, che è un elemento fondamentale che ci accompagna in ogni istante della nostra vita, è quindi al centro di questo appuntamento. Oggi ricordare la giornata mondiale della terra significa proprio riflettere sul nostro rapporto con la risorsa idrica. Una risorsa che non è infinita e che gli esperti qui presenti sapranno raccontare tutte le sue sfaccettature molto meglio di me. Desidero innanzitutto ringraziare i tecnici e le nostre aziende partner che hanno aderito a questo momento, dimostrando ancora una volta una sensibilità affatto scontata. Come ringrazio la dirigente, gli insegnanti e soprattutto gli studenti dell'Istituto Martino Martini di Mezzo Lombardo, con cui abbiamo intrecciato una bella collaborazione che mi auguro possa essere foriera di altri risultati. Un particolare ringraziamento poi va alla campionessa olimpica Francesca Dallapè, che ha scelto e accolto il nostro invito di essere madrina di questa giornata, e al nostro giocatore Luca Lectale, ormai patrimonio dello sport trentino. Aquila Basket da sempre è sensibile ai temi grandi che costellano la nostra realtà, il nostro mondo, e cerca di declinarli in maniera concreta, come duopo per una società sportiva che ha come uno dei propri obiettivi principali quello di ottenere dei risultati. Ma per ottenerli bisogna lavorare duro, senza scorciatoie, facendo il massimo per ottenere il top della prestazione. Voi siete studenti e anche atleti, quindi avete una bellissima occasione di fare esperienze in due campi molto, molto importanti. E quindi sapete bene che non sempre si vince, ma altrettanto bene sapete che la peggior sconfitta è non averci provato. C'è una frase pronunciata da un presidente americano negli anni 60, si chiamava John Fitzgerald Kennedy, e ad una platea di studenti come voi, a una domanda su cosa facesse il governo americano per i giovani, lui rispose: non chiedete cosa può fare il tuo paese, non chiedere cosa può fare il tuo paese per te, ma tu cosa puoi fare per il tuo paese. Ecco, in queste parole è contenuto il succo, secondo me, della giornata odierna. Dai nostri comportamenti nasce il comportamento dei governi, e del resto, un detto cinese ricorda che ogni grande cammino inizia sempre da un piccolo passo. E per intraprendere dunque questo cammino serve conoscenza, perché senza di essa non si potrà mai andare da nessuna parte. Oggi è quindi un giorno per conoscere, per approfondire, evitando le superficiali analisi che spesso ci vengono proposte. Conoscenza è anche far fatica, spesso. È l'allenamento della mente per preparare la performance, ma il risultato ripaga dagli sforzi. Mi auguro, e concludo, che la società che rappresento sia anche un piccolo veicolo di conoscenza e quindi di consapevolezza, convinti che il motto in lingua inglese dei giovani di mezzo secolo fa è I care, che tradotto significa mi interessa, mi sta a cuore, possa essere una luce in questi giorni tormentati. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie al presidente Longhi per questo stimolo e sicuramente che i ragazzi sapranno cogliere.
Presidente ha citato quello che noi possiamo fare, quindi i cambiamenti che noi possiamo portare nel mondo. Sicuramente la sportiva ci può raccontare quello che loro fanno nel loro piccolo per tutelare la risorsa acqua, perché oggi ricordiamo che il focus è legato proprio alla risorsa acqua, risorsa idrica, come tutela e come per evitarne lo spreco. Tommaso Stecca della Sportiva ci racconterà un po' quello che l'azienda legata al mondo dell'ambiente, legata alla montagna, allo sport, fa proprio per andare a tutelare la risorsa acqua. Prego Tommaso. Ok, grazie Pietro, grazie a tutti. Mi sentite? Ok, allora, grazie a tutti, grazie per la presentazione. Intanto faccio un piccolo cappello iniziale, mi occupo di responsabilità sociale all'interno di La Sportiva e volevo appunto, volevo dire, insomma, siamo molto contenti di partecipare a questo tipo di iniziative. La nostra collaborazione, insomma, con Aquila e con questi partner è molto importante, in particolare perché partecipiamo ad un evento in una giornata così importante, mi verrebbe da dire, come l'Earth Day. Allora io proseguirei con ho preparato una breve piccola presentazione con cui mi ricollegherei proprio appunto a quello di cui stavamo parlando, alla citazione del buon Kennedy che dice, che fondamentalmente ci chiede che cosa possiamo fare noi. Allora, la sportiva, intanto mi piaceva l'idea di incominciare con una piccola presentazione, giusto per essere tutti allineati su chi è la sportiva. La sportiva è un'azienda trentina, locata in Val di Fiemme, quindi in Trentino, in una cornice splendida come quella delle Dolomiti, che fondamentalmente fonda tutta la sua attività in dei principi molto precisi. Questi principi precisi di cui stiamo parlando sono fondamentalmente riassunti in quella che è la nostra mission. La nostra mission è quella di offrire ai nostri consumatori, ai nostri clienti, dei prodotti tecnici per la montagna. Dal 1928 la Sportiva nasce come calzaturificio, quindi ha avuto negli anni, ha oltre 90 anni di esperienza, diciamo così, che l'ha portata ad essere un brand total look e ad offrire appunto a tutti i nostri clienti pian piano un prodotto che non è soltanto legato evidentemente alla calzatura, ma ad oggi anche all'abbigliamento. E la sportiva però cosa fa? Per cercare di offrire un prodotto che sia qualitativamente e a livello di performance eccellente, però ovviamente ci vuole legare un aspetto molto importante, che è quello della salvaguardia dell'ambiente e delle persone. In questa visione ovviamente è quella di cercare di offrire a tutti quanti la possibilità di vivere delle esperienze che sono eccellenti a livello di performance, anche a livello di performance ovviamente in montagna. Però questa mission come si sostanzia? Ma si sostanzia fondamentalmente in 5 driver fondamentali. Riassumendoli brevemente, i driver sono prima di tutto la passione. La passione per questa montagna che ci ospita, per cui la sportiva è particolarmente riconoscente e che dà fondamentalmente l'input per offrire, ecco, un prodotto che sia ogni giorno sempre più tecnologico, sempre più innovativo e che abbia una performance sempre migliore. In secondo punto abbiamo l'innovazione, ovviamente, che è fondamentalmente il motore che traina la nostra attività di business, ma anche l'innovazione che ci permette così di porci di fronte alle nuove sfide che ci sta offrendo il mercato e che ci offre, diciamo così, che ci offre appunto il contatto anche con tutti i nostri stakeholder per offrire un prodotto che non sia soltanto di una performance eccellente, ma che anche rispetti determinati tipi di standard. Questi standard ovviamente che noi riconosciamo nel concetto di Ecolution. L'appartenenza, perché la sportiva è vero, è un'azienda che nasce in Val di Fiemme, si trova tutt'oggi a Ziano di Fiemme, dove ospita oltre 400 dipendenti e sente ed è molto sentita, diciamo così, l'appartenenza al proprio territorio, là dove è incominciato tutto e dove, diciamo così, si crea il prodotto.
Un altro driver molto importante evidentemente sono le competenze legate soprattutto al prodotto in termini di know-how, di conoscenze, quindi quelle che noi applichiamo ogni giorno per offrire il miglior prodotto possibile, e quelle ovviamente legate alla comunicazione sotto il punto di vista di un dialogo costante con il territorio e gli stakeholder, motivo anche per cui siamo fieri di essere qui quest'oggi a parlare di un tema così importante come l'acqua. Infine, appunto, ricollegandoci a tutto, oggi parleremo fondamentalmente di questo driver, è quello dell'ecosostenibilità e del rispetto per l'ambiente. In che cosa si sostanzia? Molto velocemente, all'interno della Sportiva abbiamo una struttura che si occupa della cosiddetta CSR, quindi Corporate Social Responsibility, quella che insomma più comunemente è conosciuta come responsabilità sociale di impresa, e qui adesso vi mostro alcune delle attività che facciamo e di cui ci occupiamo giornalmente, ma che si occupa fondamentalmente di tre variabili, che sono quella economica, quella ambientale e quella sociale. Perché se generalmente le aziende vengono collegate, diciamo così, alla sfera quella più economica, noi come la Sportiva cerchiamo di integrarla e di completarla insieme alle due variabili, che sono quella sociale e quella ambientale. Oggi poniamo un accento, no, sulla sfera ambientale, ovvero sulla gestione dell'acqua, uno sicuramente dei nostri driver, uno sicuramente, diciamo così, dei nostri punti in cui cerchiamo di mettere un'attenzione particolarmente importante, perché il tema evidentemente lo merita. La gestione dell'acqua per noi si sostanzia fondamentalmente in tre direttrici: una prima, che è quella della struttura e degli impianti, una seconda, che è legata alla sensibilizzazione del personale, e una terza, che invece è legata più strutturalmente al prodotto. Per noi la gestione dell'acqua a livello di struttura significa cercare di efficientare i processi produttivi fondamentalmente in maniera tale da riuscire a ridurre sempre più l'utilizzo di acqua nel nostro processo produttivo. Uno dei passaggi fondamentali per la produzione di scarponi e scarpette da arrampicata è proprio quello del lavaggio della gomma. Questo processo è un processo particolarmente water consuming, e nel nostro caso abbiamo cercato negli anni delle soluzioni migliori per ridurre sempre di più l'utilizzo dell'acqua. Nel caso particolare abbiamo installato un processo industriale, che è un lavaggio della gomma a ciclo chiuso, appunto, che ci permette di garantire un risparmio di consumi di acqua molto importante, e una media anno che abbiamo stimato intorno ai 297.000 litri l'anno. Dal 2018 poi abbiamo appunto installato per l'irrigazione delle nostre aree verdi anche delle cisterne di acqua, che ci permettono, ecco, di ridurre al minimo l'utilizzo dell'acqua, insomma, dalla rete idrica attraverso la raccolta dell'acqua piovana. A livello di sensibilizzazione facciamo un passo indietro, nel senso che ci leghiamo alla sfera ambientale in generale, nel senso che qui vi porto un esempio di quello che facciamo, nel senso che abbiamo deciso 2 anni fa di regalare alle persone una borraccia e di installare all'interno dell'azienda delle water station che permettessero quindi alle persone di poter appunto riempire la loro borraccia, e con l'obiettivo triplice di ridurre fondamentalmente i rifiuti prodotti attraverso le plastiche monouso, quindi la riduzione della plastica effettiva, ma in particolare anche l'utilizzo fondamentalmente di acqua. Noi così in maniera abbastanza scherzosa parliamo di acqua a chilometro zero. Infine c'è il prodotto. Ovviamente un focus importantissimo per noi è quello del prodotto, quindi di cercare, quando si crea i nostri prodotti, che sia abbigliamento, che sia calzatura, di trovare delle soluzioni effettivamente che siano qualitativamente eccellenti, ma allo stesso tempo che permettano di rispettare determinati tipi di standard. In particolare, se prendiamo il tema dell'acqua, ho portato 2 esempi, che sono quelli: una è una tecnologia, un altro è invece una materia prima. Una tecnologia offerta da Polygiene, che ci permette, un odor control technology, che ci permette fondamentalmente di ridurre i lavaggi per l'abbigliamento in cui è installata questo tipo di tecnologia. E allo stesso tempo, ad esempio, a livello dei materiali, porto il Capoc, che è una fibra naturale che viene utilizzata come imbottitura in alcune nostre giacche, e fondamentalmente deriva appunto da delle piante che non richiedono particolari sistemi di irrigazione, ma se non quella, diciamo così, che è offerta naturalmente dalla pioggia. Allora,
Tutto questo è stato per fare un piccolo passaggio per dire che appunto la sportiva è attenta, la sportiva cerca ogni giorno delle soluzioni che non impattino in nessuna maniera, diciamo, in quello che è la gestione dell'acqua. Cerchiamo di concentrarci ogni giorno di più per trovare delle soluzioni innovative, ma che siano innovative non soltanto per il prodotto, ma anche fondamentalmente per le risorse che abbiamo a disposizione e che l'ambiente circostante ci dona. Grazie a tutti, e lascio la parola, diciamo, a questa immagine ultima. Grazie Tommaso per la presentazione, per averci raccontato un po' quello che la sportiva fa proprio per tutelare l'acqua anche all'interno della sua azienda e della sua esperienza. Quindi implicitamente, non sapendolo, hai anche risposto ad alcune domande che i ragazzi ci avevano preventivamente inviato proprio su quello che un'azienda o che lo sport può fare per tutelare la risorsa acqua, e questo ti ringrazio. Come avete capito, quindi andremo un po' a raccontare quello che fanno e cosa sta succedendo nell'ambito dei partner tecnici appunto di Aquila proprio sull'ambito acqua. Ora andiamo a vedere, abbiamo parlato con Tommaso di ambiente, di montagna, abbiamo visto anche dei ghiacciai. Ora andremo un po' a vedere invece quello che succede per Dolomiti Energia, che dell'acqua ovviamente ne trae vantaggio dal punto di vista della produzione idroelettrica. Anche in questo caso abbiamo Romano Stefani, ingegnere di Dolomiti Energia, che ci racconta proprio il processo che Dolomiti Energia segue per la produzione dell'energia, dalla montagna fino alla produzione dell'energia. Prego, Romano. Grazie Pietro, un saluto a tutti, un buon pomeriggio anche da parte mia e grazie ovviamente per l'invito. Vedo adesso di condividere lo schermo. Lo vedete? Assolutamente sì. Bene. Una breve presentazione di Dolomiti Energia, del gruppo Dolomiti Energia che immagino quasi tutti gli studenti dovrebbero conoscere. Innanzitutto siamo un partner importante di Aquila Basket, quindi grazie anche alla squadra il nome di Dolomiti Energia è girato molto sul territorio italiano, ha fatto parlare di sé per le avventure dell'Aquila Basket. Per gli alti e bassi, ma insomma è stato un matrimonio molto positivo che ci ha consentito anche di uscire dal nostro territorio come gruppo, come società. Ricordo infatti che ormai metà del nostro fatturato rispetto a 10 anni fa, dove era limitato alla provincia di Trento, ad oggi metà del nostro fatturato, vuol dire oltre 500 milioni di euro, vengono fatturati sul territorio nazionale con clienti che arrivano da tutte le regioni italiane. La particolarità del nostro gruppo, ed è anche, come dire, quello che abbiamo scritto nel nostro claim, è un gruppo che vuole definirsi sostenibile per natura, ma anche sostenibile per scelta. Cosa racchiude queste due frasi? Sostenibile per natura perché vogliamo anche trasmettere ai nostri clienti il fatto che la sostenibilità ormai è un tema centrale, fondamentale, e tutte le aziende che vogliono operare nel tempo necessariamente devono fare questa scelta, come l'ha fatta ad esempio la sportiva che mi ha preceduto nell'intervento, ma soprattutto vogliamo rimarcare che è anche una sostenibilità per scelta, cioè oggi le grandi imprese, le grandi industrie devono fare delle scelte. E come gruppo Dolomiti Energia abbiamo voluto fare questa scelta un po' anche, come dire, grazie al territorio di cui poi appunto parlerò, all'acqua, che è per noi non solo sinonimo di vita, perché voi come sapete dove c'è acqua c'è vita, dove non c'è acqua non c'è vita, ma per il gruppo Dolomiti Energia e anche per, credo, tutta la popolazione trentina, acqua vuol dire anche energia, perché il gruppo Dolomiti Energia ha fatto questa scelta di produrre e vendere solo energia prodotta da fonte rinnovabile. Gran parte di questa energia viene prodotta con l'acqua trentina, però anche diciamo, eventuali altre forme di energia che andiamo a vendere ai nostri clienti
abbiamo fatto come scelta che provengono da fonti rinnovabili, quindi da eolico, fotovoltaico, geotermico e quant'altro. Quindi una, come dire, una scelta completamente rinnovabile. Qui ho voluto farvi vedere una slide per farvi vedere come a livello nazionale il contributo delle energie rinnovabili vari nel tempo. Abbiamo riportato alcuni anni, come vedete, insomma, si va da un 39% di alcuni anni al 39,7% del 2020. Cosa significa questa variabilità? È anche frutto un po' dei cambiamenti climatici, perché se fino a 50 anni fa, diciamo, il livello di precipitazioni e quindi anche di energia che si riusciva a produrre con le centrali idroelettriche era abbastanza costante nel tempo, negli ultimi 30 anni c'è una variabilità molto importante che produce in alcuni anni delle precipitazioni o anche delle nevicate molto intense che hanno come conseguenza quella di far produrre tantissima energia, e degli anni in cui la siccità o le scarse precipitazioni invernali hanno come conseguenza quella di ridurre la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. E questo lo misuriamo anche noi all'interno della nostra società, del nostro gruppo, dove ad esempio la concentrazione di grandi precipitazioni di fatto rende impossibile l'utilizzo di quell'acqua, perché in caso di siccità ovviamente c'è una scarsa produzione, però anche contrariamente quando abbiamo delle forti precipitazioni, delle, diciamo, pseudo bombe d'acqua, per così dire, gran parte di quell'acqua non riusciamo a immagazzinarla, quindi, diciamo, non viene utilizzata per produrre energia, ed è un fenomeno sempre più marcato che di fatto non permette di utilizzare questa energia. E quindi, diciamo, i cambiamenti climatici hanno anche questa conseguenza di non permettere un utilizzo razionale dell'energia idraulica, che viceversa, se fosse, diciamo, molto più, come dire, lineare, garantita nel tempo, permetterebbe anche un utilizzo più intenso. A livello nazionale, per diciamo, la percentuale di energia idroelettrica rispetto a tutte le fonti rinnovabili è circa un 40-41%, e quindi è una fetta molto importante. Di questo 41%, circa il 30% viene prodotto in Trentino, quindi il Trentino, Lombardia e diciamo la parte Val d'Aosta sono sicuramente sull'arco alpino le regioni e le province che hanno la maggior produzione di idroelettrico. Poi una parte importante che ha avuto in questi anni è, diciamo, il fotovoltaico, che attualmente pesa circa la metà dell'idroelettrico, ma che in futuro è destinato un po' a diventare, assieme all'eolico, come dire, la vera fonte di energia che può crescere, perché l'idroelettrico, come dire, una volta che viene utilizzato, come dire, non è che si può crescere all'infinito, anzi direi che anche per aspetti proprio di tutela ambientale, ormai, diciamo, l'utilizzo della parte idroelettrica ha raggiunto, come dire, la saturazione rispetto a quello che può essere un utilizzo intelligente e sostenibile, mentre la parte fotovoltaico, eolico e anche, diciamo, di bioenergia, quindi quella ottenuta dagli scarti piuttosto che dal biogas, sono sicuramente le fonti di energia rinnovabile che nei prossimi anni potranno trovare sviluppo. Insomma, ecco, voi avete visto anche, insomma, avete sentito parlare del recovery plan, dove la parte della transizione energetica, come anche in termini poi di risorse che verranno messe a disposizione in Europa, rappresenta una parte importante di questi, diciamo, 200 e rotti miliardi di euro che l'Italia dovrà spendere per, diciamo, passare a questa transizione energetica. Come dicevo, il gruppo Dolomiti Energia ha fatto questa scelta un po' anche per vocazione territoriale, ma tutta l'energia che noi andiamo a commercializzare e vendiamo, circa 4 miliardi di kilowattora, che è un, come dire, una quantità notevole, insomma, se poi rapportata a quello che è il consumo nazionale, dove siamo intorno ai 290-300 miliardi di kilowattora, il Trentino rappresenta circa l'1%, 1,5% dei consumi. Però
quasi il 100% dell'energia che consumano i trentini nelle loro abitazioni, ad esempio nel 2019 il 97,3% deriva da fonte rinnovabile e, come dire, è una fonte rinnovabile anche a chilometro zero, insomma, perché la maggior parte di questa energia viene prodotta dalle centrali idroelettriche che abbiamo sul territorio trentino. Per darvi un'idea di quanta acqua noi utilizziamo, per produrre quei 3,5-4 miliardi di kilowattora, si stima che utilizziamo dai 17 ai 18 miliardi di metri cubi, se ci pensate è una quantità impressionante di acqua, insomma, se vogliamo fare un rapporto con gli abitanti della Terra, che sono circa 8 miliardi, voi capite che è come se ci fosse un rapporto a 2 più metri cubi a testa per ogni abitante della Terra, quindi è un numero veramente, veramente grande, per darvi l'idea di come nel nostro piccolo Trentino la quantità di acqua utilizzata, che per fortuna abbiamo, diciamo, nei torrenti, nei laghi alpini, che, diciamo, sfruttando questo salto di quota, riusciamo a produrre questi 3,5-4 miliardi di kilowattora, ma con un consumo, con un utilizzo di acqua che è veramente impressionante, quindi diciamo dai 17, 18, 19 miliardi di metri cubi, che è un valore veramente, veramente grande. Quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici? Insomma, lo sappiamo tutti che le precipitazioni e le variazioni delle precipitazioni sono un indice importante dei cambiamenti climatici. Voi sapete che il surriscaldamento della Terra dovuto all'innalzamento della temperatura per effetto della maggiore quantità di CO2 in atmosferica produce anche dei cambiamenti climatici, le correnti che partono dai poli verso l'equatore e viceversa, che hanno cambiato in questi ultimi decenni anche le modalità delle precipitazioni. In particolare, e questo noi lo misuriamo anche sulla nostra produzione idroelettrica, come dicevo prima, c'è una riduzione della piovosità estiva, quindi questo comporta, come dire, una tendenza ai grandi bacini e ai fiumi trentini di una minore portata nei periodi estivi, mentre c'è un aumento di quella invernale, quindi precipitazioni invernali anche di grossa entità e soprattutto anche nelle stagioni autunnali, con spesse volte una riduzione delle precipitazioni nevose, insomma. Come sapete, i nevai, ma tutti i nevai dell'arco alpino, stanno soffrendo questa scarsità di precipitazioni nevose. E questo ovviamente ha un impatto anche sulla produzione idroelettrica, perché ovviamente se i ghiacciai si riempiono d'inverno, poi, come dire, rilasciano questa quantità di acqua durante i mesi estivi, quindi garantendo da una parte la vita dei fiumi, ma dall'altra anche la possibilità di produrre energia in modo sempre, diciamo, sostenibile, quindi con una garanzia dei flussi minimi vitali per garantire l'acqua dei fiumi. Però se a monte non c'è neve, è chiaro che ne risentono i fiumi e anche la produzione di energia. Altro elemento... Mano, scusami, dobbiamo dare le conclusioni, perché siamo quasi fuori tempo massimo. Oh, perfetto, allora accelero. Anche qua, purtroppo, dicevo, i ghiacciai si stanno riducendo. Un effetto molto importante è che negli ultimi 30 anni i ghiacciai si sono ridotti in una riduzione del 70-75% e stiamo assistendo a un innalzamento della quota della neve in estate, dove prima era attorno ai 2500 metri, adesso siamo addirittura ai 2800 metri. Le temperature, la stessa cosa, come tutti sapete, stiamo assistendo a un aumento della temperatura, anche solo di un grado, quello che è avvenuto nell'ultimo secolo, però ha comportato, come dire, dei cambiamenti importanti. E, ovviamente, come dicevo prima, qual è la conseguenza di questi cambiamenti? È che se non c'è acqua per produrre energia, quella stessa energia dobbiamo produrla in altro modo e magari con produzione a più elevato impatto ambientale. Quindi è un po' un cane che si morde la coda, nel senso che se viene meno l'acqua, viene meno l'energia, se non riduciamo i consumi, quella stessa energia dobbiamo produrla
in altri modi che ad oggi, se non lo facciamo con quelle rinnovabili, significa produrle in modo, diciamo, non sempre sostenibile. Ecco, questo è un po' l'effetto del, diciamo, dei cambiamenti climatici e soprattutto dell'importanza dell'acqua che riveste, diciamo, per Dolomiti Energia e quali sono le prospettive future. Grazie a tutti. Grazie Romano, assolutamente, molto interessante, diciamo una panoramica veramente direttamente legata al nostro territorio. E, come territorio, probabilmente, se prima il presidente Longhi ha detto che l'Ectal era il patrimonio dello sport trentino, che condivido, in questo caso invece gli agricoltori sono il patrimonio dell'agricoltura trentina. Quindi io andrei come territorio, come tutela del territorio, come presidio del territorio agli agricoltori, a vedere il focus sull'agricoltore, dando la parola a Gianluca Barbacovi, il presidente di Coldiretti Trentino Alto Adige. Grazie Pietro, buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate bene. E, io partirei un po' da quello che ha appena detto Stefani, perché penso che sia un argomento interessante, calzante e che c'entra proprio il punto rispetto anche a quello che è la situazione agricola. Come ben sapete l'acqua è un elemento fondamentale assieme alla terra e al sole per fare le nostre produzioni e è vero questo dato che negli ultimi 30 anni assistiamo non tanto a una diminuzione di quelle che sono le precipitazioni in totalità di millimetri di acqua, ma proprio in quelle che sono delle precipitazioni che non si svolgono mediamente su tutto l'arco dell'anno, ma che molto spesso vediamo dei lunghi periodi di siccità e dopo delle vere e proprie bombe d'acqua che magari nell'arco di pochi minuti ti fanno l'acqua che dovrebbero fare in qualche mese. E questo naturalmente su quelle che sono le aziende agricole portano un grossissimo impatto sotto l'aspetto produttivo. Io dico sempre la nostra, quella dell'azienda agricola, è un'impresa a cielo aperto, quindi qualsiasi tipo di cambiamento climatico noi lo viviamo all'ennesima potenza. È naturale che dobbiamo anche strutturarci rispetto a questo. Difatti tutti quelli che sono gli investimenti messi in campo in questi ultimi anni vanno proprio in questa direzione. Difatti se pensiamo alla creazione di nuovi bacini irrigui proprio per la possibilità di immagazzinare quest'acqua, se pensiamo anche a tutte le tecnologie, e dopo ci arriva questo anche messe in campo rispetto a quello che è l'utilizzo dell'acqua all'interno dei campi, penso che l'agricoltura su questo abbia molto da dire. Vi do un dato anch'io, pensate che in questo momento noi riusciamo a intercettare, a immagazzinare più o meno l'11% di quelle che sono le precipitazioni nell'arco di un anno. Questo vuol dire che quasi il 90% di quella che è l'acqua viene sprecata tra virgolette, perché comunque entra poi nelle falde acquifere, entra nei fiumi, nei laghi per poi arrivare nei mari, però se riuscissimo a incanalare, a immagazzinare molta più acqua, potrebbe essere comodo sicuramente anche nei periodi siccitosi. Difatti Coldiretti sta promuovendo un progetto a livello nazionale e questo proprio sul discorso del recovery plan, dei famosi fondi messi in campo dall'Europa, penso che l'acqua avrà una grandissima priorità e proprio l'idea è quella di riuscire a creare una sorta di bacini un po' su tutto il territorio nazionale, principalmente nelle aree rurali, in modo tale da immagazzinare quest'acqua e arrivare ad avere a riuscire a prendere più o meno quello che è il 40-45% dell'acqua rispetto all'11% che è il dato che riusciamo ad avere adesso. Prima parlavo di tecnologie, anche qua all'interno dei campi, in campagna, sapete bene, il Trentino ormai è da anni che ha messo in campo sistemi che vanno a ridurre il più possibile quello che è l'utilizzo di acqua. Difatti siamo passati ancora negli anni 80 dall'irrigazione a scorrimento all'irrigazione a pioggia lenta per arrivare adesso che ormai abbiamo quasi la totalità della superficie trentina che viene irrigata con l'irrigazione a goccia, in modo tale da poter andare a dare alle colture localizzatamente proprio quello che è il fabbisogno idrico, però stiamo ancora studiando strumenti, comunque tecnologie che possono ridurre ancora più quello che è l'utilizzo di acqua. Qui dovremo anche in futuro, e qui abbiamo avviato degli studi anche assieme a Codipra, assieme anche
a tanti enti del territorio, quale la Fondazione Mac e la Fondazione Bruno Kessler, per cercare anche di capire quello che è il vero fabbisogno delle colture, perché molto spesso ci troviamo ad irrigare il melo piuttosto che la vigna, piuttosto che tante altre colture, in maniera più che altro in base a quello che è il fabbisogno che si pensa che abbiano. Però non abbiamo ancora dei dati per sapere bene quanti litri di acqua al giorno ha bisogno il melo, piuttosto che la vite, piuttosto che l'albicocco e così dicendo. Quindi se riusciamo, e questo è il percorso che stiamo cercando di intraprendere, a capire veramente bene quello che può essere i litri ora, litri giorno di cui ha bisogno una cultura, riusciremo ancora a razionalizzare quello che è l'utilizzo di acqua. Quindi sicuramente il processo è ancora lungo, visto che comunque non sono ricerche queste che si riescono a mettere in campo dalla mattina alla sera, però questo è il percorso e sicuramente sono convinto che a breve, nel minor tempo possibile, riusciremo anche a portare a casa dei buoni risultati su questo. Volevo ricordare che c'è ancora un regio decreto del dopoguerra che dà la priorità all'agricoltura per l'utilizzo di acqua. Questa per noi è una cosa fondamentale, perché nel momento in cui ci troviamo in periodi siccitosi, il primo a cui bisogna dare l'acqua sicuramente è la società civile, che naturalmente per poter abbeverarsi, ma dopo c'è l'agricoltura. Questo perché il settore agricolo naturalmente produce cibo, quindi diamo la possibilità di sfamare quello che è la popolazione. Il settore agricolo è anche il settore primario, quindi riusciamo tramite i nostri prodotti, tramite il cibo, ad avviare una catena che dopo dà moto un po' a tutto quello che è il commercio, a quello che è naturalmente il trasporto e quant'altro. Quindi sicuramente gli investimenti che verranno fatti nel prossimo periodo, anche sia a livello provinciale che a livello nazionale, sull'acqua per noi è sicuramente strategico, e sicuramente bisogna anche vederla non solo in un campo agricolo, ma fare acqua, riuscire ad immagazzinare acqua, riuscire ad utilizzarla nella maniera possibile. Si dà anche la possibilità di fare idroelettrico, e l'abbiamo sentito molto bene prima, ma dà anche la possibilità di avviare delle sinergie sicuramente anche con altri comparti, come il turismo. Vedo anche dei laghi che possono anche essere sfruttati sotto l'aspetto turistico, e poi regolamentando anche tutto quello che è il discorso dell'acqua, anche rispetto a quelle che possono essere delle attività sportive. Già lo vediamo sui nostri fiumi, sui nostri torrenti, ma anche all'interno dei laghi, la possibilità di svolgere molte attività sportive, e quindi questo permette di utilizzare l'acqua non solo esclusivamente per un settore, ma fare degli investimenti che possono a pioggia scendere un po' su tutti i settori. Quindi questo è anche l'invito, lo sprono che facciamo quotidianamente alla politica, in modo tale da non vedere semplicemente degli investimenti fatti solo esclusivamente per un settore, ma che possono servire un po' per tutta l'economia trentina. Grazie. Grazie Gianluca, grazie mille dell'intervento. Ricordo che per qualsiasi domanda, ragazzi, avete la disponibilità alla chat, quindi alla fine raggrupperò le domande e le porremo ai vari relatori, quindi avete spazio libero, mano libera alla chat. Riprendendo un po' il concetto del presidente Coldiretti, sicuramente il territorio offre molti spunti anche dal punto di vista legati all'acqua, uno dei quali appunto anche l'attività sportiva. Ora abbiamo Luca Lechtaler, del quale non serve assolutamente la presentazione, a voi che siete legati direttamente all'attività sportiva per studio, che ci racconterà un po' anche le sfide che uno sportivo affronta anche nell'ambito acqua. Prego Luca, a te la parola. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Molti di voi si chiederà cosa l'importanza o quale collegamento c'è nell'ambito sportivo, soprattutto a livello alto come il nostro, con l'acqua. Sembrerà strano, però per noi è molto molto importante. Partiamo dal principio. All'inizio della stagione, per esempio, un fattore fondamentale che l'acqua ci aiuta è la preparazione della nuova stagione, preparazione dei nostri corpi, oltre a tutto quello che ne deriva, alla nuova stagione. Infatti la preparazione atletica, la preparazione fisica della nuova stagione la si inizia sempre cominciando piano piano con l'aiuto dell'acqua, nuotando, facendo esercizi specifici
propedeutici ai vari movimenti che i nostri corpi andranno ad affrontare sempre di più con carichi ad aumentare nel corso del pre-season per poi riportarli nel corso della stagione. E questo per noi è molto importante, soprattutto perché parliamo di strutture forti, grosse, perciò abbiamo bisogno rispetto ad altri fisici di un adattamento migliore. E questo l'acqua con il suo effetto, cioè l'effetto della gravità che toglie una parte del peso, ci permette ad aiutare a sviluppare e a preparare i corpi al meglio per poi progredire e prevenire soprattutto gli infortuni. Un'altra cosa fondamentale, per esempio, per noi l'acqua la utilizziamo soprattutto nella fase di relax, post allenamento, post gara. La usiamo molto per rilassarci e per appunto andare con il movimento molto, con il movimento idrodinamico della nuotata, anche della stessa camminata, anche degli esercizi base riportati in acqua, riusciamo a rilassare i nostri corpi, a disintossicarci dalle scorie delle fatiche, per poi riprendere l'attività nel miglior modo possibile dopo il giorno di recupero. Un'altra cosa fondamentale, che sembrerà strana, ma in questo momento purtroppo ne sono testimone in primis, quando recupero da 3 interventi al ginocchio, è il recupero fisico, il recupero dall'infortunio. Questo ci permette tanto, è proprio il primo step post-operazione, post-infortunio, entrare subito in acqua e riprendere il movimento. Per esempio, un esempio banale, il ginocchio, come nel caso mio, o una semplice distorsione, è l'esempio dell'infortunio classico nel nostro sport. La prima cosa è già il giorno dopo, post-trauma, quasi 48 ore dopo il trauma, di immergerci nell'acqua e riprendere a dare lo stimolo del movimento in acqua dell'articolazione infortunata. E in questo, grazie all'acqua, riusciamo a diminuire i tempi di recupero, e qui non entro in campo sanitario perché c'è gente molto più specifica, ma di quello che posso raccontare, posso essere testimone, sicuramente questa è una cosa molto importante. L'acqua è molto importante nell'ambito della stagione e della nostra cura del corpo. Un altro fattore molto importante, la quale ci tengo molto a parlare, visto che sono in primis molto amante dell'ambiente outdoor, l'acqua, soprattutto nel nostro territorio, è un elemento per me vitale, perché insieme alla natura racchiude, non so se è giusto esprimermi in questo modo, ma mi aiuta a rilassare, mi aiuta a godermi i paesaggi, è un elemento troppo, troppo importante, troppo bello per questo territorio e di tutte le attività che riguarda e che si possono creare intorno all'acqua del nostro territorio, dal lago, dai laghi, dai fiumi e tutto. Sta di fatto che una cosa molto bella e molto importante che abbiamo fatto all'inizio di questa stagione, nonostante le grosse difficoltà dovute alla pandemia, è stato il nostro team building. Quest'anno abbiamo di solito team building, noi lo creiamo andando fuori a cena, creando qualche incontro serale, parlando, ci conosciamo tra compagni di squadra stando insieme. Quest'anno appunto, tra la situazione problematica della pandemia, giustamente con tutte le regole, e in questo dobbiamo dare merito anche alla società che comunque ci ha fatto e ci ha messo a disposizione una struttura impeccabile che ci ha permesso di affrontare la stagione senza grandi intoppi rispetto ad altre realtà, è stato l'evento che abbiamo fatto in Val di Sole con le rapide del Noce. Hanno creato questo evento dove noi tutti nuovi ci siamo conosciuti,
abbiamo deciso di creare questa avventura per affrontare sicuramente dei singoli, parliamo di alcune persone che vengono da realtà dove l'ambiente outdoor, l'ambiente dell'acqua di un certo tipo era a quel giorno per loro sconosciuta, perciò poteva rappresentare anche un limite, una paura. Facendo così, tutti insieme, stando i gommoni, abbiamo affrontato le rapide del noce creando questo team building, diciamo, creando affiatamento, dove tutti dovevano in determinate situazioni rispondere a dei segnali e aiutarsi a vicenda nei momenti di difficoltà. E questo è stato un elemento molto fondamentale perché ci ha coesi subito e ve lo posso assicurare che in una stagione con tutti gli alti e bassi che ci possono essere in una stagione particolare come quella che è stata fino ad ora, è stato un elemento molto importante di forte unione e all'interno dello spogliatoio questo sembrerà strano ma ha fatto veramente ha dato un grande risultato. E sono il primis a esserne testimone di questa cosa qua, perciò la tematica acqua nel nostro ambiente quest'anno e in generale è vitale, diciamo. Questo è quanto posso dire e raccontare dell'importanza che ha l'acqua per noi nel mondo professionistico. Grazie Luca, uno spaccato dell'attività che uno sportivo ad altissimo livello all'interno della squadra fa e utilizza l'acqua e come viene utilizzata, veramente interessante, l'esempio appunto anche del team building sul territorio, questo fil rouge che ci lega al territorio è molto, molto bello. Sul torrente mi verrebbe da introdurre in questo momento Massimo Manfrini di Trote Astro, che sul territorio, sui fiumi, sui torrenti, prende l'acqua per poi ridarla. Massimo, a te la parola. Grazie mille, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille per il vostro invito. E io mi presento, sono Massimo Manfrini, faccio parte di Astro e oggi vi racconteremo un po' quanto vuol dire per noi, per il mondo dell'acquacoltura, l'acqua. E ovviamente, come potete immaginare, l'acqua è vitale, insomma, per il mondo dell'acquacoltura. È vitale perché ovviamente nell'acqua vivono il nostro prodotto e è vitale che la sua purezza sia mantenuta sia in ingresso, quindi per permettere poi una crescita armoniosa, quindi uno sviluppo armonioso degli animali, ma è soprattutto anche importante che poi l'acqua che noi preleviamo dal torrente ne venga restituita con la stessa qualità, al fine di non andare a impattare sull'habitat sia nel fiume, quindi per non andare a creare degli impatti sull'ecosistema, e sia anche perché comunque potrebbero essersi a valle degli altri impianti a cui attingono, e quindi l'acqua deve essere sempre salvaguardata, sempre protetta e utilizzata soprattutto in un modo sostenibile. Il Trentino sicuramente fa dell'acqua una culla, nel senso proprio qui in Trentino, andando indietro nel tempo, a fine 800 nascono i primi esperimenti no, di allevamento ittico. A Torbole si cominciano prelevando degli avannotti dal lago di Garda per poi farli crescere in cattività e poi seminarli nei fiumi, quindi, ma perché qui da noi si trovano un po' quelle caratteristiche ottimali per lo sviluppo dei pesci, quindi acque fredde, acque pulite, bassi contenuti minerali che portano sostanzialmente a uno sviluppo delle attività dell'acquacoltura che dal Trentino poi pian piano nel dopoguerra arriva a espandersi un po' in tutta Italia. Questo perché come vi dicevo le acque sono abbondanti, perché comunque la specie, la zona prealpina del nostro territorio ha
abbondanti precipitazioni, quindi ci sono aste fluviali in cui sono molto abbondanti e sono fredde, quindi dopo vedremo come questo impatta poi sulla produzione, quindi queste caratteristiche peculiari come impattano, e soprattutto sono di ottima qualità sia per la scarsa antropizzazione del territorio e soprattutto anche per un contenuto di minerali che risulta ottimale per lo sviluppo dei salmonidi. E giusto per darvi un'indicazione, le specie più elevate in Trentino sono la trota eridea, che la trovate poi anche come trota da carne nei supermercati, quindi per il consumo domestico, la trota faria invece che viene allevata più per il ripopolamento, perché comunque l'attività che è nata fino a 800 perdura tutt'oggi per la semina nei corsi d'acqua, e poi i pesci più pregiati, quelli che vivono diciamo in natura ad alta quota, che sono il salmerino di fonte e il salmerino alpino, quelli più pregiati. Ma come vi dicevo, il perché insomma delle caratteristiche vitali delle acque. I pesci, soprattutto i salmonidi, sono eterotermi, quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che il loro metabolismo è funzione della temperatura dell'acqua. E questo fa sì che le acque del Trentino, ovviamente molto più fredde rispetto magari a un'acqua di pianura in cui viene presa dalla falda acquifera, prolunghino il tempo di allevamento. Qui in Trentino si pensi che servono dai 16 ai 24 mesi per arrivare ad avere una trota da porzione, quindi sui 300-400 grammi, e ovviamente con acque più calde questi tempi di allevamento si riducono, quindi si riducono a 12-13 mesi. Sicuramente questo da un lato ci penalizza dal punto di vista quantitativo, ma ne esalta ovviamente il sapore, il gusto, quindi abbiamo degli animali che vengono cresciuti in modo più lento, quindi da un minor contenuto in grassi, una silhouette più slanciata, quindi l'acqua sicuramente ci allunga, quindi ci penalizza da un punto di vista delle tempistiche, però ci dà un grandissimo ritorno in termini di qualità di prodotti e di benessere animale. Come dicevamo prima, però, l'acqua deve essere usata in modo intelligente e soprattutto anche il territorio deve essere usato in modo intelligente e sostenibile. E penso che l'ho dato il fatto che questa attività ormai è radicata sul territorio da oltre di più di un secolo e mezzo. E questo perché? Perché si è riusciti a ottimizzare l'acqua e soprattutto a ottimizzare anche l'ossigeno, perché comunque noi dobbiamo pensare che l'ossigeno, anche se disciolto nell'acqua, è vitale, quindi è vitale per i pesci. E questo come si fa? Questo si fa con il saper fare, quindi creando questi nostri impianti con degli dislivelli tra le vasche che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua. Una riossigenazione naturale vuol dire ridurre al minimo la necessità, ad esempio, di utilizzare dell'ossigeno liquido, quindi come poter avere un'acqua più naturale, quindi che si riossigena da sola, quindi riutilizzare meno risorse prodotte artificialmente. Il vantaggio inoltre delle acque più fredde è che comunque hanno più ossigeno, quindi noi ce lo possiamo permettere perché le acque sono più fredde. E oltre a queste caratteristiche costruttive di sostenibilità, la sostenibilità deve essere vista sia per il territorio ma anche per l'animale, ovviamente, che parliamo quindi di pesci, e quindi il loro benessere noi l'abbiamo creato avendo delle specifiche funzioni di densità di allevamento in funzione di quanta acqua entra nell'allevamento. Quindi quanto più è alto il ricambio idrico, quanto più potranno essere allevati pesci. Ovviamente nei periodi in cui scarsità di precipitazioni, siccità provocano una riduzione della disponibilità idrica, via via si dovranno alleggerire i carichi di allevamento per consentire sia di impattare molto meno sull'ambiente, quindi mantenere quella qualità di acqua anche in uscita, e sia poi per avere un benessere che è sempre ottimale per il pesce. E noi non per salvaguardare l'ambiente, quindi essere sempre sicuri che la sostenibilità dell'acqua, quindi che la stessa acqua che ci dà quelle caratteristiche distintive, sia mantenuta, nel 2009, quindi dagli albori, abbiamo certificato tutti i nostri impianti Friend of the Sea, che è uno dei primi protocolli di acquacoltura sostenibile nati a livello internazionale, che diciamo porta tutta una serie di caratteristiche di prescrizioni. Ad esempio, noi in molti impianti abbiamo abbinato l'utilizzo dell'acqua anche a delle piccole centrali idroelettriche
perché vanno a coprire i piccoli fabbisogni dell'allevatore, quindi sono autonomi dal punto di vista energetico, e l'utilizzo di mangimi è razionalizzato in modo corretto, quindi per evitare di sprecare risorse e di mettere comunque l'eccesso di mangime che vada poi nell'ambiente, e soprattutto un controllo severo, puntuale, della qualità dell'acqua a monte e a valle dei nostri siti. Questo perché abbiniamo sempre un controllo chimico-fisico e un controllo biologico. Controllo chimico-fisico che permette di dirci se in quel momento abbiamo dei problemi di sostenibilità, quindi abbiamo degli inquinanti che sono presenti o a monte o dovessero essere stati rilasciati per sbaglio dall'allevamento, e invece un qualcosa che è l'indice biotico esteso, che è una caratteristica un po' peculiare, nel senso noi non, con questo indice andiamo a valutare qual è la qualità biologica del corso d'acqua, quindi del fiume da cui noi attingiamo la risorsa idrica, e vediamo se il suo stato di salute è compatibile con tutta la presenza di una serie di macroinvertebrati, quindi di insetti di varie unità tassonomiche, quindi di varie famiglie, che ci danno la fotografia dell'anno precedente, se nell'arco di tutto questo periodo vi sono stati inquinamenti. Sono specie molto sensibili e ritrovarli in salute e in abbondanza nel corso d'acqua ci mette, diciamo, al riparo e ci lascia tranquilli che anche nel momento in cui, in tutto il periodo in esame, non vi sono state problematiche relative alla sostenibilità e alla qualità dell'acqua. Quindi sì? 2 minuti. Sto concludendo, sono addirittura. Fantastico, fantastico. Che tutte praticamente le nostre prassi sono quindi sono messe in campo, non impattano sull'ambiente. Quindi è importantissimo per noi sostenere l'acqua, avere un uso consapevole che deriva da una tradizione che oramai è radicata in Trentino e fa sostanzialmente dell'attività ittica delle sentinelle anche del territorio, perché comunque anche i nostri pesci sono delle sentinelle che al minimo inquinamento, al minimo problema idrico vengono interessate. Io vi ringrazio e concludo qui. Grazie Massimo, mi hai anticipato di qualche secondo, sì. Scusami, però dovevo riportare all'ordine perché abbiamo tempistiche stringenti. Hai parlato un po' di quello che succede come tutela dell'acqua, chi ha sempre fatto della tutela dell'acqua, del risparmio dell'acqua, una sua bandiera e un business è sicuramente Netafim. Ora direi allora a questo punto di andare a vedere un po' quello che è Netafim, chi è Netafim, con Diletta Siri, che è una responsabile di Netafim, che ci racconterà appunto qualcosa su questa multinazionale israeliana. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Grazie Emilia d'Aquila Basket per averci coinvolto in questo evento di cui siamo molto felici. Condividerei lo schermo con una presentazione. Solo un attimo. Eccoci. Vediamo tutto. Ok. Allora, anzitutto mi presento, sono Diletta Siri, lavoro nelle risorse umane di Netafim Italia, quindi per questo evento non è stato coinvolto un agronomo, ma una psicologa, quindi sarà sicuramente un intervento abbastanza soft. Allora, oggi è la giornata mondiale della Terra. Questa giornata è stata istituita per celebrare la bellezza della Terra e anche per metterci un po' in guardia sulla necessità di preservare gli equilibri ecologici e per tutelare la vita sul pianeta. Vorrei connettere un po' la giornata della Terra al tema della sostenibilità, di cui abbiamo tanto sentito parlare e a volte non sappiamo esattamente di che cosa si parla quando si parla di sostenibilità. Sono andata a cercare sull'enciclopedia Treccani il vero significato. Sostenibilità significa, da enciclopedia, assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. Pertanto, a volte non ci rendiamo conto quanto, se noi come generazione presente tuteliamo e siamo attenti al territorio così com'è, possiamo garantire alla generazione futura di avere un ambiente e di soddisfare i loro bisogni. Allora, come esseri umani ci sono alcune risorse che sicuramente delle quali non possiamo fare a meno per sopravvivere. Tra queste, alcune sono necessarie, ci sono gli alberi, le colture,
le colture, la terra, gli animali, l'acqua e l'aria pulita. Queste risorse, se non sono utilizzate in modo efficiente e intelligente, rischiano di causare dei danni alle generazioni future. Ad esempio, se inquiniamo le fonti d'acqua, non ci sarà più acqua potabile né acqua per l'irrigazione dei campi. Se peschiamo pesci o se cacciamo animali senza restrizioni, sicuramente questi si estingueranno. Se abbattiamo molti alberi per noi stessi e non li sostituiamo, rischiamo che non ci sia ossigeno e quindi gli esseri viventi saranno danneggiati. Se inquiniamo l'aria attraverso fabbriche, fumo, aeroplani, danneggeremo la qualità dell'aria che respiriamo adesso. Proviamo ad immaginare un mondo senza acqua, pesci, animali, alberi o aria respirabile. Ovunque sentiamo ripeterci che c'è una carenza di risorse naturali. Sono andata un po' a documentarmi meglio per scoprire quali possono essere le principali cause. Tra queste sicuramente che noi stiamo utilizzando troppe risorse naturali. Le risorse naturali si sviluppano e si riproducono a un ritmo più lento rispetto alla velocità con cui vengono consumate e alcuni tipi di risorse non sono rinnovabili. Cosa possiamo fare noi come esseri umani? Sicuramente possiamo consumare meno risorse e rallentare il ritmo. Possiamo stampare meno carta, in questo modo verranno utilizzati meno alberi. Possiamo utilizzare e cercare di produrre modi alternativi. Qualcuno prima ha parlato di energia idroelettrica, sicuramente questo è un modo. Un'altra cosa che magari per i ragazzi di oggi sta iniziando a tornare in voga è riutilizzare e riciclare. Possiamo evitare di buttare via un jeans o comprare un jeans vintage. Un'altra cosa importante è che possiamo utilizzare la natura senza danneggiarla, possiamo fare la raccolta differenziata, possiamo utilizzare meno acqua, ad esempio lavando la verdura, riutilizzarla per i nostri fiori, per bagnarli. Quanta acqua abbiamo bisogno per? Sono andata un attimo a studiarmi esattamente quanta acqua abbiamo bisogno per produrre alcune delle cose e degli oggetti che utilizziamo tutti i giorni. Pensiamo che un chilo di riso e impiega 3.400 litri per essere prodotto, una fetta di pane 40 litri. Oltre l'acqua è un bene necessario e importante non solo per le cose che ci circondano, ma anche perché ci serve per produrre e soprattutto per irrigare. Qui introduco l'azienda in cui lavoro. Ci sono diversi tipi di irrigazione, uno di questi tipi è la sommersione, un'altra è l'aspersione e un'altra è l'irrigazione a goccia. Allora, l'irrigazione per sommersione è ad esempio l'irrigazione che viene utilizzata per il riso, dove vi è sicuramente un ingente utilizzo di acqua e molto va sprecato. Nell'irrigazione per aspersione, che sono i cosiddetti sprinkler, è la classica irrigazione che vediamo nei prati americani, l'acqua si disperde ed evapora, quindi anche in questo caso c'è uno spreco di idrico molto alto. Nell'irrigazione a goccia invece acqua e fertilizzante vanno direttamente dall'impianto alla pianta e quindi conseguentemente si hanno rese migliori e un risparmio idrico e questo è sicuramente un match vincente. Perché irrigazione a goccia? Allora, sicuramente non tutti conosceranno l'irrigazione a goccia, soprattutto tra i ragazzi. Ci sono alcune caratteristiche che garantisce l'irrigazione a goccia, tra queste sono garantire condizioni di umidità del terreno e la giusta aerazione, fornire ciò di cui la pianta ha bisogno, acqua, ma anche fertilizzante, e fornire la giusta quantità di acqua avere rese più elevate. Pertanto l'irrigazione a goccia è sicuramente il sistema migliore per irrigare in modo intelligente e sostenibile, prendendosi cura di un presente e un futuro migliori e più nutrienti. Chi è Netafim? Netafim Italia nasce nel 1965 nel deserto del Negev, nasce in un kibbutz Azzerim, da una intuizione che ha avuto un ingegnere idraulico che si chiamava Simcha Blass. Simcha Blass scoprì che creando un impianto di irrigazione, un albero era più rigoglioso degli altri. Cercò di scoprire come mai e dopo alcuni studi riuscì a capire che era perché un tubo di questi perdeva una goccia. Questa goccia perdeva in modo costante e garantiva che l'albero crescesse in modo più rigoglioso. Da lì, tentativi ed errori, è nata quella che consideriamo l'irrigazione a goccia moderna, l'irrigazione di precisione. Qui ho inserito alcune foto
che sono antiche e che riguardano il kibbutz Hazzerim all'inizio, quando è stato montato l'impianto di irrigazione nel deserto. Al momento Netafim è cresciuta, nasce con la collaborazione con l'ingegnere Simcha Blass nel 1965, siamo presenti in più di 110 paesi, con più di 5.000 dipendenti, circa 5.000 dipendenti e 17 siti produttivi. La nostra sede è ancora in Israele. Netafim nel 2018 è stata acquisita da una multinazionale messicana che si chiama Orbia. Orbia conta circa 22.000 dipendenti nel mondo ed è presente in più di 100 paesi. La mission di Orbia è Advanced Life Around the World, quindi all'interno Netafim garantisce e fornisce il supporto perché la mission di migliorare la vita in tutte le comunità del mondo sia sempre presente. Vorrei anzitutto lasciarvi due input per le domande che avete dopo, che sono sicuramente che cosa vi portate a casa da questa giornata e come potete pensare nel vostro piccolo di gestire l'acqua in maniera più sostenibile. E l'altra cosa che vi vorrei lasciare è una partecipazione. Vi invito a partecipare alla nostra iniziativa Using Less, Doing More. Vi invitiamo a andare sulla pagina Facebook, postare la vostra azione sostenibile. Dopo aver caricato il vostro post, visitare la nostra pagina su Netafim, lascerò poi il link, e inserire il vostro nome. Per ogni azione sostenibile Netafim pianterà un albero che potrete dedicare a chi volete o a inserire il vostro nome. Grazie mille. Grazie. Grazie Diletta, anche con una nuova challenge per i ragazzi lanciata da Netafim, che sicuramente coglieranno. Intanto nella chat vedo che si stanno popolando di domande, tra l'altro c'è anche una richiesta proprio per Diletta se puoi lasciare il link nel quale andare per fare la challenge direttamente in chat. Ve lo lascio qui. Perfetto, grazie mille. Abbiamo visto quindi Netafim, l'importanza dell'acqua e l'importanza dell'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura. Ora andiamo a vedere con il direttore di Codipra, Marika Sartori, invece da un punto di vista della difesa, quale ruolo può avere l'acqua in agricoltura. Prego Marika, te la parola. Grazie Pietro e grazie soprattutto ad Aquila Basket per aver organizzato questo evento che ci sensibilizza rispetto sia alla giornata della terra che all'utilizzo dell'acqua, che lo abbiamo sentito in tutti gli interventi che mi hanno preceduta, quanto è una risorsa fondamentale per tutti noi. Basta pensare che siamo composti in gran parte tutti noi da acqua, quindi diciamo che siamo sul focus giusto per parlare di un tema veramente importante. Io condivido la mia presentazione. La vedete? Vediamo, sì, vediamo però non la presentazione, eccola qua, adesso vediamo a schermo intero. D'accordo, mi presento, comunque mi hai già presentato, ma sono Marika Sartori, direttore di Codipra. Codipra, per chi non lo conosce, è l'associazione che raggruppa gli imprenditori agricoli trentini e si occupa in estrema sintesi della difesa delle colture. Difesa delle colture che significa tentare e proporre soluzioni per ridurre le problematiche legate sia ad avversità biologiche, parliamo di insetti, funghi, in maniera tecnica parleremo di fitopatie, ma per semplificare per i ragazzi parliamo quindi di insetti, oppure dagli agenti atmosferici, eventi che l'abbiamo sentito già nei precedenti interventi, comunque colpiscono oggigiorno in maniera sempre più forte con il cambiamento climatico che è oramai un dato di fatto. Di cosa ci occupiamo quindi come consorzio nell'ambito della gestione del rischio? È quella di tutelare i nostri associati imprenditori agricoli con metodi di difesa attiva e di difesa passiva, quindi difesa attiva, impianti, strumenti che poi vedremo anche nel concreto. Difesa passiva, parliamo di soluzioni assicurative che oggi non sono però il tema principale del nostro intervento. E l'acqua, vi chiederete voi a cosa, come, che
fattore, che ruolo gioca? L'acqua per le colture, per le produzioni agricole ha un doppio ruolo, un ruolo fondamentale perché senza acqua non c'è sviluppo di produzione, non c'è sviluppo di coltura. L'acqua però è anche un metodo per proteggere le piante ad esempio dal rischio gelo, lo abbiamo sentito prima, abbiamo eventi anche di gelo in ritardo rispetto magari a quello che succedeva 30 anni fa, anche abbassamenti termici importanti nei mesi di aprile, lo abbiamo vissuto in questi giorni, i ragazzi lo hanno visto all'inizio di aprile, è stato caratterizzato da abbassamenti termici molto forti e l'acqua ci aiuta a proteggere le piante, ma l'acqua può essere anche una causa di danno per le nostre produzioni perché negli eccessi, sia negli eccessi in abbondanza e parliamo di bombe d'acqua, sia negli eccessi invece in mancanza, cioè la siccità, hanno degli effetti negativi sulle produzioni, sulle colture, tanto da arrivare anche a determinare la loro distruzione totale. Facciamo quindi cosa il sistema propone per aiutare quindi gli imprenditori agricoli a proteggere le loro colture e quindi l'acqua come diventa fondamentale. Ecco che nei sistemi antibrina l'acqua viene utilizzata con una distribuzione omogenea di acqua per riuscire a formare una stratificazione di ghiaccio che mantiene la pianta a una temperatura verso lo zero e quindi la protegge dall'abbassamento termico che invece produce una temperatura di grado di sotto dello zero. Quindi è un meccanismo che aiuta a mantenere il fiore protetto dall'abbassamento termico. Lo vediamo invece sul rischio, invece quando l'acqua manca cosa succede? Abbiamo il rischio siccità, che è un rischio che ovviamente pesa molto sugli imprenditori agricoli perché determina l'impossibilità di produrre quelle che sono le loro coltivazioni e qui abbiamo appena sentito Netafin sull'importanza dell'irrigazione e anche di un'irrigazione intelligente e sostenibile. Invece l'eccesso pioggia, che può essere causato dalle bombe d'acqua, determina situazioni come lo vedete in questa foto, sembrerebbe è un vigneto alto 2 metri che è stato completamente ricoperto di acqua e ovviamente determina una situazione di danno per quell'imprenditore. E lo abbiamo sentito negli interventi precedenti, i cambiamenti climatici ci sono e ci sono eventi sempre più estremi, quindi passiamo magari da momenti di siccità a momenti invece di abbondanza di acqua che determinano però delle situazioni non equilibrate che quindi procurano dei danni. Ecco per cui l'acqua, l'abbiamo visto, è un elemento che è molto importante per l'agricoltura perché anche nell'ambito non solo per lo sviluppo della coltivazione ma anche della protezione. Per questo è fondamentale per il nostro sistema risparmiare e razionalizzare questa risorsa perché più una risorsa è fondamentale e più è naturale quanto sia importante riuscire ad utilizzarla in maniera intelligente ed efficiente. In questo campo quindi sono importantissimi la ricerca e la sperimentazione. Siamo fortunati, viviamo in un territorio dove ci sono enti di eccellenza di ricerca, organizzazioni, un settore trentino anche in campo agricolo molto organizzato dove le associazioni, le organizzazioni professionali, col consorzio, con tutti gli enti si organizzano proprio per trovare soluzioni efficienti che comprendono anche l'utilizzo dell'acqua per poter riuscire a implementare soluzioni sempre migliori. E qui il ruolo anche sempre più fondamentale che viene assunto è quello della tecnologia che ci viene in aiuto per strutturare, lo vediamo in un video che spero che riusciate a vedere, è una soluzione tecnologica di un micro splinker nell'ambito di un impianto antibrina è migliorato, più efficiente, che consente di ottenere quel risultato che avete visto nella precedente foto, nella prima slide, di produrre quello strato di ghiaccio che va a proteggere la pianta dal rischio gelo. Quindi parliamo di sperimentazione e ricerca unita a tecnologia che con l'avanzamento, le soluzioni tecnologiche sempre più efficienti, ci consente di strutturare queste soluzioni. Da parte del nostro consorzio siamo attivi in questi campi, siamo attivi col consorzio, con la nostra partecipata Agri 2000 e sfruttiamo tutte quelle che possono essere le risorse che vengono anche dalla comunità europea, perché è importante per tutelare l'acqua, per tutelare i nostri beni, quello di riuscire a ricercare e a innovare. Come consorzio siamo quindi capofila di un progetto particolare, si chiama C&A,
4.0. Nel nostro progetto di cui siamo partner sono anche coinvolti gli enti di ricerca che citavo prima, FEM, FBK, Università di Trento, le organizzazioni dei produttori, proprio perché è il sistema che vuole dare una risposta alla necessità di utilizzare l'acqua in maniera efficiente. Qual è l'obiettivo di questo progetto? L'obiettivo è proprio quello di utilizzare e di ricercare soluzioni che consentano di sfruttare in maniera migliore l'acqua. Quindi ad esempio abbiamo questi impianti antibrina più efficienti con l'utilizzo di micro sprinkler che vogliono cercare di migliorare quello che è la difesa antibrina, ma anche trovare soluzioni per distribuire in maniera più efficace anche ad esempio i prodotti fitosanitari per la lotta per la migliore protezione di quelle che sono le colture. Ma non solo, in questo progetto C&A stiamo anche sviluppando quella che è una piattaforma informatica, quindi a disposizione nel web, che vuole arrivare a determinare quella che è una mappa climatica del rischio gelate. E come lo facciamo? Lo facciamo utilizzando proprio tutti questi dati che il mondo dell'agricoltura raccoglie attraverso quelli che sono gli enti di ricerca, quelli che sono però l'intelligenza artificiale, quindi strumenti come i satelliti, come i big data, che ci consentono di andare a, lo diceva prima il presidente di Coldiretti, a utilizzare i dati che abbiamo, ma anche con l'intelligenza artificiale, a interpretarli, a leggerli e quindi a riuscire a dare delle risposte agli agricoltori perché possano utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione in maniera più efficace. I dati e il loro sfruttamento in maniera intelligente attraverso la tecnologia consentono di arrivare a fare delle azioni come quello dell'azionamento del sistema antibrina, della distribuzione del trattamento in maniera più intelligente, quando serve e come serve. In questo tutto quello che è la tecnologia ci deve aiutare, perché attraverso queste azioni riusciamo anche a razionalizzare e a risparmiare la risorsa importante che è l'acqua. Quindi io concludo lasciando, credo, un messaggio che è il messaggio, il filo comune di questo convegno, di questo evento. L'acqua è un bene di tutti, è un bene comune e necessariamente da tutelare per la salute della terra, cioè dove viviamo, e per la salute di tutti noi. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio gli studenti che ci hanno ascoltato e che mi hanno prestato attenzione, e per eventuali chiarimenti rimango a disposizione. Grazie Marika per l'intervento, che ci ha raccontato un po' quello che succede nei campi a tutela dei campi che utilizza l'acqua, ma anche appunto questa vista un po' che potrebbe essere di rischio per i campi. Nel frattempo in chat vi ho inserito, Diletta mi ha mandato il messaggio e vi ho girato gli estremi per partecipare alla challenge di Netafim. Gli interventi tecnici sono conclusi, ora invece entriamo nell'intervento con Francesca Dallapè, che prima ho visto collegata, vedo se è... Sì, ci sono. Eccoci. Francesca, ciao. Ciao, buonasera a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Quindi l'acqua come, diciamo, tuo elemento fondamentale, probabilmente chi meglio di te potrebbe raccontarci cos'è per uno sportivo l'acqua? Prego. Sì, buon pomeriggio a tutti, sono Francesca Dallapè, sono una tuffatrice, quindi per tutta la vita, da quando ho 6 anni, ho avuto un rapporto strettissimo con l'acqua. E appunto un elemento vitale, dal mio punto di vista è diventato un elemento di gioco e piano piano poi un elemento di lavoro, dove appunto mi sono dedicata poi tutta la vita. Ho iniziato appunto all'età di 6 anni e i primi tuffi li ho fatti non sapendo nuotare, quindi l'elemento dell'acqua l'ho vissuto un pochino come quello che mi faceva venire il mal di pancia la sera, perché bevevo così tanta acqua che poi alla fine la sera stavo male, quindi un pochino questo timore di un elemento così, insomma, importante, ma a volte anche bisogna cercare di saperlo appunto gestire, quindi l'importanza anche
nell'educazione, nella formazione dei bambini, appunto anche imparare a saper nuotare ed affrontare appunto l'acqua come elemento che fa parte della nostra vita. Piano piano l'ho vissuta nei tuffi, insomma è un processo dove si continua a crescere, quindi c'è un'evoluzione e quindi i tuffi diventano sempre più difficili e a volte succede che appunto i tuffi non vengono alla perfezione, soprattutto quando si fanno le prime volte, e quindi anche lì la paura dell'acqua si faceva sentire, e perché con una panciata, una schienata, insomma appunto è un elemento fortissimo, non ci si rende conto, ma anche solo da 3 metri che sembrano pochissimi, poi in realtà l'impatto con l'acqua, se non è corretto, fa male, addirittura da 10 metri, oppure i tuffi dalle grandi altezze, è veramente come cadere sul cemento, e quindi è un impatto veramente potente. Poi ovviamente piano piano l'acqua è diventata mia amica e ho cominciato anche a vederla da un altro punto di vista, anche grazie a un viaggio che ho fatto in Africa, appunto sulla costruzione dei pozzi d'acqua. Ho visto come vivono questi bambini, queste famiglie, e mi sono accorta veramente del valore a cui fino a quel momento avevo dato appunto l'importanza che gli davo, nel senso che dove mi allenavo e dove facevo insomma il mio lavoro. E andando appunto in un altro paese, in un'altra cultura dove l'acqua non è così scontata, ho capito veramente l'importanza, ho capito che non va sprecata, ho capito che ci sono delle accortezze che bisogna tenere nella vita di tutti i giorni, che possono comunque contribuire insomma a mantenere questo mondo un po' migliore, anche nel rispetto di chi appunto non ha un rubinetto da aprire e poter utilizzare l'acqua quando ha voglia. Assolutamente, Francesca, quindi odio e amore. Odio e amore. E dai ragazzi mi arriva una domanda in privato, che mi chiedono proprio su quali sono le tue azioni che svolgi per ridurre lo spreco dell'acqua, quindi quello che fai tu come, oltre che sportiva, anche come persona. Allora, sicuramente finito allenamento, quando mi faccio la doccia, sono già bagnata, quindi shampoo e bagno schiuma, li utilizzo con la doccia spenta e riaccendo quando mi devo sciacquare. E quando mi lavo i denti nella vita quotidiana faccio la stessa cosa, quindi utilizzo solo per bagnare lo spazzolino, poi mentre me li lavo spengo, chiudo il rubinetto e quindi uso tutte queste accortezze che penso che magari la prima settimana sono difficili da fare, ma che poi piano piano diventano veramente routine. A me dà fastidio, vado a chiudere i lavandini di tutte le persone che le trovo che lasciano aperto e sprecano l'acqua. Assolutamente d'accordo. Poi mi chiedono anche quando è stato il viaggio in Africa? Nel 2014, in Uganda. Non molto tempo fa, quindi eri già nell'attività, sì. In piena attività. Sì, 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 assolutamente. Un'altra domanda che mi chiedono è prima andiamo ancora sull'acqua, questo me lo chiede Alice, quanta acqua si deve bere ogni giorno per stare bene? Ma tu prima hai parlato che ne bevevi tanta. Lì non volontariamente. Ma allora, diciamo che è un po' più difficile poi quando si ha una vita più sedentaria bere, e mi rendo conto anch'io quando magari sono più ferma che faccio un po' più fatica, ma 1,5 litri di acqua al giorno fuori dai pasti secondo me è fondamentale. Quando si fa attività fisica è importantissimo ridratarsi, soprattutto poi nei periodi più caldi. E poi adesso magari esuliamo un po' dall'argomento dell'acqua, perché vedo che c'è anche un interesse legato, ovviamente parliamo a dei ragazzi del liceo sportivo, quindi si interessano anche dell'aspetto sportivo, giustamente. Alice mi chiede un consiglio, cioè ti chiede, non chiede a me, perché io non saprei darglielo, su come gestire l'ansia prima della gara. Ma questo è un argomento a cui io tengo molto, perché è un aspetto della mia carriera che io ho curato tantissimo. Mi sono affidata a una psicologa sportiva nel 2007
e io ho cominciato a fare un percorso. Non esiste solo l'allenamento fisico, esiste anche l'allenamento mentale. Dal 2007 ho cominciato appunto a fare questi allenamenti mentali di visualizzazione, rilassamento, e quindi ho imparato tante tecniche che mi hanno permesso poi di trasformare l'ansia in adrenalina e concentrazione, e quindi affrontare poi le gare in maniera corretta. Quindi anche la testa, ovviamente, bisogna fare le cose con la testa, sicuramente. Come l'uso dell'acqua, risparmiare l'uso dell'acqua, ovviamente. Jacqueline invece ci chiede se è stato difficile durante la gioventù dover rinunciare spesso ad uscire con amici a causa, diciamo, degli allenamenti e delle gare. Devo essere onesta che non tanto, perché probabilmente avevo degli impegni, sono sempre stata una ragazza ambiziosa, sapevo che per arrivare a raggiungere un risultato mi dovevo allenare 8 ore, poi mi ritagliavo del tempo ovviamente anche per le amicizie, ma spesso ho saltato delle gite, spesso ho saltato delle feste di compleanno, però io oggi sono contenta di averlo fatto, e quindi non ho alcun tipo di rimpianto. Ovviamente senza nulla togliere agli eventi ludici, però insomma, qualche rinuncia è stata fatta, però per un motivo ovviamente. Poi ovviamente io andavo anche a fare le gare, ho cominciato a viaggiare a 14-15 anni, quindi il ludico lo ritrovavo poi invece che nelle mie amicizie trentine con la nazionale, quindi finite le gare c'era una festicciola, una cena, quindi non è che ho rinunciato completamente. Ovviamente non l'ho fatto prettamente qui, ma magari durante le mie gare, finite le gare. Un altro aspetto che mi chiede Lino di chiederti è: qual è stato il tuo miglior momento durante la carriera agonistica? Allora, sicuramente la chiusura perfetta sono state le Olimpiadi di Rio 2016, dove abbiamo preso la medaglia d'argento, ma il ricordo che mi rimarrà sempre nel cuore, perché è stata veramente una gara magica, sono stati i mondiali di Roma 2009, perché comunque fare una gara in casa con tanto pubblico e con tante aspettative e questa adrenalina che veramente faccio difficoltà a trovare poi nella vita quotidiana, perché si vivono delle emozioni che poi è difficile poi ritrovare, e mi rimarrà sempre nel cuore. Poi magari se vuoi fare una conclusione, però una domanda che mi sento io di fare: quale sarebbe il consiglio che tu puoi dare a questi ragazzi che vogliono intraprendere l'attività su diversi settori ovviamente legati allo sport? Ma io credo che in tutti i settori ci vuole innanzitutto credere nei propri sogni, nelle proprie capacità. Sognare non necessariamente sognare una cosa impossibile da arrivare, ma porsi sempre dei piccoli obiettivi, dei piccoli traguardi per poi poter raggiungere la vetta. Quindi determinazione, costanza, e quando succede un piccolo inciampo, rialzarsi, ricominciare, rimboccarsi le maniche. Che tranquillamente possiamo espandere a tutti, i relatori compresi e me stesso compreso, ovviamente. E anche a me adesso, quindi, sempre, tutta la vita. Ottimo. Ok, allora andiamo. Grazie mille, Francesca. Grazie. Vediamo se ci sono altre domande poi che nascono in chat. Nel frattempo sono arrivate altre domande che io proverai a porre ad alcuni relatori, tipo inizierei con il presidente di Coldiretti, Gianluca Barbacovi. Jacqueline, mi sembra che poneva una domanda proprio legata a quale potrebbe essere un utilizzo sostenibile dell'acqua nel caso in cui dovessero, appunto, come abbiamo già citato più volte, questi cambiamenti climatici influire in maniera importante sull'attività agricola. Gianluca? Grazie Pietro. Qualcosa ho già detto prima nel mio intervento. Sicuramente a noi che spaventa molto è il discorso anche dell'erosione dei ghiacciai, perché comunque vedere questi magazzini a tutti gli effetti naturali che ci permettono di avere acqua nel periodo estivo, questa cosa ci spaventa e non poco. Quindi sicuramente il progetto di cui vi dicevo prima, di riuscire a creare dei bacini, degli invasi per la possibilità di immagazzinare l'acqua, farli naturalmente in quota
in modo tale da poter avere anche acqua a gravità senza l'utilizzo di pompe che andrebbero a dispendere ancora energie, e naturalmente anche per limitare un po' quello che può essere il fenomeno dell'evaporazione, questo sicuramente può essere d'aiuto. Non sono sicuramente progetti semplici, anche perché comunque sono progetti che richiedono investimenti importanti e soprattutto tempi lunghi, però questo sicuramente può essere uno di quelle attività utili, soprattutto per andare anche a ridurre quello che è lo spreco di acqua dolce. Quindi sicuramente anche le tecnologie su questo ci aiuteranno molto, perché oltre che la creazione di opere, quindi di infrastrutture per immagazzinare l'acqua, servono anche tecnologie per la riduzione, ma penso che fra i vari interventi che ho sentito è già stato detto molto di questo. Grazie Gianluca. Poi vedo che c'è un'altra domanda che io proverei a porre a Massimo Manfrini di Troteastro, che chiede quali sono le sostanze che contaminano l'acqua, quindi quali potrebbero essere le sostanze che trovi come inquinanti nelle tue analisi, immagino potrebbe essere. Beh, è una domanda molto difficile, perché le più svariate, nel senso, noi ovviamente prendiamo l'acqua del fiume, che però percorre moltissimi chilometri, quindi potrebbe essere un inquinamento da un centro abitato, potrebbe essere un inquinamento dovuto a una scorretta pratica agricola o a un'industria che ha sversato cose che non si possono sversare. Quindi noi ovviamente viviamo l'acqua anche per tutto quello che c'è a monte, quindi un po' più le più svariate. E noi con l'analisi del Libio, quindi andando a vedere un po' questi animaletti che vivono nel corso del torrente, riusciamo un po' a prenderli dentro un po' tutti, quindi a vedere se c'è un peggioramento, quindi se c'è qualcosa che non va, per andare poi a indagare ulteriormente. Grazie Massimo. Poi provo a fare la domanda che ha posto in chat Michele al presidente Longhi. In che modo lo sport contribuisce o potrebbe contribuire alla salvaguardia dell'ambiente? Penso che già con questa giornata una risposta sia un po' data, però se il Presidente vuole aggiungere qualcosa. Credo che a base di tutto ci sia la sensibilizzazione, cioè trasmettere dei messaggi, che lo sport, siccome arriva ovunque, arriva dai bambini fino alle persone anziane, è trasversale rispetto anche a tutto la nostra società, credo che abbia un valore enorme se trasmette dei messaggi, prima cosa. La seconda però anche la coerenza, il comportamento coerente in alcune circostanze. Stavo proprio riflettendo in questi momenti, sentendo tutti gli interventi molto interessanti. Probabilmente noi sprechiamo dell'acqua perché centinaia di litri che i giocatori usano durante le partite, durante l'allenamento, aprendo le bottigliette eccetera, e gran parte magari non viene consumata, ne viene consumata una parte. Ecco, secondo me insieme a tutto lo staff della società bisognerebbe pensare anche a come poter, un piccolo segnale però di non gettare acqua inutilmente, ecco, questo è il punto, e su questo credo che si possano fare dei ragionamenti. Un piccolo segnale che però potrebbe essere anche poi propagato in giro, e quindi coinvolgere tutti coloro i quali, facendo sport, utilizzano ovviamente l'acqua per ristorarsi, per rinfrancarsi, per recuperare. Certo, Presidente, grazie. Poi c'è un'altra domanda che pone Jacqueline, che però onestamente non saprei a chi porre, provo a vedere se qualcuno riesce a dare una risposta a Jacqueline. Netta fin prima accennava al consumo d'acqua per produrre un chilogrammo di carne, e Jacqueline chiede perché il consumo di carne è strettamente legato allo spreco dell'acqua. Non so se qualcuno se la sente di rispondere alla domanda. Vedo moltissimo. Posso provare a rispondere io, ma non perché sia, come dire, di mia competenza, ma dovrebbe essere perché allevare oggi un bovino, portarlo diciamo in età adulta, ha un costo in termini di come dire, alimenti, piuttosto che di quello che utilizza lo stesso bovino, in termini di acqua, che è molto importante. Quindi se viene poi rapportata la quantità di acqua che serve per far crescere il foraggio, il mangime e quella che beve lo stesso animale, se facciamo un rapporto sui chilogrammi, viene fuori un valore veramente importante. Credo che sia questo il significato.
Grazie, grazie Romano. Poi ci sarà una domanda anche per te, quindi tieniti caldo. E invece per Lechtaler, Luca Lechtaler, arriva una domanda e chiedono quale è secondo te l'iniziativa migliore per ridurre lo spreco dell'acqua a livello sportivo? Sicuramente la prima cosa è trovare per noi professionisti che beviamo tanta acqua, sicuramente ridurre il consumo e l'utilizzo della plastica, perché se basti pensare solo a quanta acqua beviamo durante un allenamento, soprattutto anche durante le partite, se riferito a bottigliette di plastica, c'è un consumo di plastica veramente enorme. Secondo me è un discorso tutto collegato, consumo acqua, consumo plastica. E sicuramente poi la cosa che si può a livello come sport è creare delle iniziative, adesso non mi viene in mente ben preciso, ma creare iniziative che insegnino ai ragazzi, che si vedono noi come modelli, come esempi, istruirli all'utilizzo intelligente dell'acqua, al consumo intelligente. Sicuramente tutte le tematiche che abbiamo avuto in questa riunione deve essere portato all'attenzione dei ragazzi in primis e soprattutto anche gli adulti, ma in primis i ragazzi e le nuove generazioni, per imparare a risparmiare e avere un utilizzo intelligente dell'acqua, diciamo. Sensibilizzazione assolutamente al centro, proprio come la giornata che stiamo festeggiando. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa su questo tema? Sì, ma io ormai sono già qualche anno che comunque, un pochino, perché mi ero accorta che quando prendevo la bottiglietta di plastica, spesso la aprivo, la lasciavo in giro e dopo, non sapendo più se era la mia o di qualcun altro, non la riutilizzavo più e quindi veniva buttata. Così negli ultimi anni di competizione avevo sempre la mia bottiglietta, così sapevo che era la mia e quindi finivo l'allenamento che avevo finito la mia bottiglia di acqua e non avevo sprecato niente. Quindi anche un po' questa abitudine di aver sempre la propria bottiglietta potrebbe essere sia per insomma per non usare cose che hanno utilizzato gli altri, quindi hai la tua personalizzata e comunque finisci quello che hai all'interno, ecco. Certo, vedo che Luca annuisce, quindi direi che siete sulla stessa linea di antispreco, assolutamente. Una domanda che provo a sottoporre a Tommaso Stecca della Sportiva, che vedo che ha lo schermo disattivato, forse, eccolo qua, vedo che si sta ricollegando. Tommaso, ci sei? Ci sono. A dire la verità è una doppia domanda da Viviana e da Gritta, visto che tu sei legato direttamente al mondo dell'outdoor, in particolare della neve anche, chiedono: la neve in Trentino è molto importante nell'ambito turistico, con una sua possibile assenza quali potrebbero essere le conseguenze? E inoltre un'altra domanda che pongono è legata allo sport invernale dello sci, che chiedono se contribuisce allo spreco d'acqua. Non so se sai dare una risposta, ma immagino che per affinità possa essere... Ma allora, sicuramente questo qui è un tema interessante, ha posto due belle domande. Principalmente direi che cioè, l'assenza della neve a livello turistico ovviamente sarebbe un colpo mostruoso, ovviamente per tutte le attività che oggigiorno, diciamo così, basano appunto la loro sopravvivenza su quelle che sono le attività invernali. Principalmente abbiamo già visto comunque sia degli effetti particolarmente negativi. Adesso personalmente non conosco i numeri, però so che insomma diverse attività, ovviamente non potendo aprire, semplicemente gli impianti sciistici, per fare un esempio, ovviamente sono messe in seria difficoltà. E per
rispondere e quindi di conseguenza, diciamo così, quando in una zona che vive maggiormente ovviamente di turismo gli si bloccano le attività turistiche, quindi di conseguenza appunto per l'assenza di neve potrebbe succedere questo tipo di situazione, evidentemente la situazione potrebbe essere tragica un po' per tutto il tessuto economico in cui è inserita. Se invece cerchiamo di rispondere alla domanda se lo sci ha qualche attività invernali, come può essere lo sci, ha un effetto negativo sull'ambiente o meglio sull'utilizzo dell'acqua, io alzerei un pochettino l'asticella e parlerei di ambiente in generale, nel senso che di per sé sullo spreco dell'acqua potremmo ricollegarci all'utilizzo di all'innevamento artificiale fondamentalmente, che utilizza una grossa quantità d'acqua, che però in quel caso lì non la collegherei tanto ad uno spreco quanto piuttosto a degli effetti che può avere sull'ambiente in generale. E questi effetti di cui parliamo ovviamente sono legati alla biodiversità, sono legati all'ambiente circostante e diciamo così allo stress che si potrebbe creare in quell'ambiente in cui l'innevamento viene attuato. E io diciamo risponderei così. Certo, certo, grazie mille. E invece una domanda per Diletta Netafim, se puoi dirci che differenza c'è per quanto riguarda il consumo per l'irrigazione che hai detto tu a goccia oppure con l'irrigazione tradizionale? Dipende dalla cultura, mi verrebbe da rispondere. Dipende dalla cultura, ma sicuramente c'è un grosso impatto significativo rispetto alle due tipi di irrigazione. Consideriamo che al momento rispetto al 100% dell'irrigazione solo il 6% dei terreni sono coltivati con l'irrigazione a goccia, quindi c'è sicuramente un ampio margine per implementare questa modalità. Assolutamente. Infine un'ultima domanda per Codipra, quindi per Marika. Chiedono quanto è importante diciamo l'acqua a livello agricolo, ma inteso più, sto rileggendo la domanda, mi scuso, più da un punto di vista di concetto, cioè senza acqua cosa si può fare? In campo agricolo senza acqua si può fare nulla, direi, nel senso che l'acqua, lo abbiamo visto, è importante. Noi ci siamo più concentrati sull'acqua in senso protezione, ma senza acqua le colture in campo non crescono, quindi è un fattore fondamentale, quindi sia per lo sviluppo, lo abbiamo visto, per la protezione, e poi come imprenditori agricoli e come noi consorzio che li sosteniamo, ovviamente l'acqua nelle sue forme più estreme ovviamente è un pericolo, che quindi tentiamo di trovare soluzioni che lo possano contenere. Grazie Marika, abbiamo concluso la sessione delle domande, non ne vedo altre, perfetto. Io quindi andrei a chiedere alla dirigente scolastica dell'istituto, Tiziana Rossi, di darci un po' la sua opinione di questa carrellata di quasi 2 ore. Allora, innanzitutto grazie a tutti per questo evento, ma soprattutto per quello che ha preceduto questo evento. Sono state 2 settimane intense di approfondimento e di lavoro per gli studenti della nostra terza LIS A, la nostra terza del liceo scientifico sportivo. Ci seguono anche i compagni dell'altra sezione, della sezione B. In 2 settimane, nel contesto dei nostri progetti di alternanza scuola-lavoro, da un anno a questa parte un po' limitati dall'emergenza pandemica, ma tuttavia grazie alle belle collaborazioni come quella con Aquila Basket, portati comunque avanti in maniera molto proficua e produttiva, interessante ed utile come stiamo capendo oggi. Grazie a tutti i partner di progetto, grazie agli atleti che sono intervenuti, ai professori e agli studenti. Allora, l'alternanza scuola-lavoro per noi significa creare dei momenti nei quali i ragazzi possano riflettere in ottica orientativa rispetto alle proprie
future scelte di studio e di lavoro. Questo è un indirizzo di liceo scientifico a curvatura sportiva, quindi direi che qui i temi c'erano tutti. I ragazzi, peraltro, nel loro syllabus del curriculum studiano anche diritto ed economia dello sport. Hanno quindi con Aquila Basket, ma anche con il CONI, con esperti del CONI, approfondito gli aspetti di marketing, gli aspetti organizzativi e di progettazione di un evento come quello di oggi. Hanno quindi capito che sport significa azione, gesto atletico, essere atleti, ma significa anche tutto il background organizzativo e di management sportivo, che potrebbe essere un loro futuro, una loro futura prospettiva e progetto occupazionale. Hanno però acquisito anche tante altre competenze, hanno imparato a lavorare meglio tra di loro, con gli insegnanti e con gli esperti esterni, che li hanno trattati da veri e propri protagonisti, insomma, no? Da veri e propri organizzatori di questo evento e di altri eventi successivi. Andando al tema più specifico che abbiamo toccato oggi, in questa giornata così importante, la sostenibilità, le fonti energetiche, no? L'acqua tra queste. Chiedeva un ragazzo, e la domanda è stata prima rilanciata, che nesso ci sia, no? tra lo sport e la tutela dell'ambiente, la sostenibilità, in questo caso dell'acqua. I nessi sono tantissimi. Il nesso è sostanzialmente il futuro del mondo, il futuro del pianeta. Si è parlato di attenzione allo spreco, si è parlato di agricoltura sostenibile, si è parlato di frontiere di ricerca, perché l'agricoltura sia sempre più sostenibile. Questo si potrebbe dire di tantissimi altri settori, della produzione energetica, potremmo allargare il discorso a tutta una serie infinita di settori. I ragazzi sono il nostro futuro, nel senso che è sempre più importante e cruciale per la sopravvivenza stessa del pianeta che gli studenti approfondiscano dal punto di vista scientifico e da persone attente alla sostenibilità quali sono gli sportivi. Il valore più importante per uno sportivo è lo stile di vita sano e sostenibile, in armonia con la natura. Si è parlato di impronta ecologica, il consumo di carne connesso allo spreco d'acqua per il foraggio. Deve cambiare evidentemente qualcosa rispetto anche agli stili di consumo. La pandemia ce l'ha insegnato: quando l'uomo invade delle nicchie ecologiche e in qualche modo le viola, possiamo mettere a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta. Ecco, quindi io lancio ai ragazzi l'appello a continuare a studiare, ad approfondire questi settori, l'agricoltura biodinamica, la ricerca, le biotecnologie, insomma, i campi sono infiniti, rimanere appassionati allo sport, anche se magari non riusciranno a diventare atleti di prestigio come quelli che sono stati nostri ospiti, ma ovviamente auguriamo loro anche questo, e lancio una proposta da Aquila Basket, un evento magari connesso alla riduzione della plastica e al non spreco dell'acqua, che magari potrebbe vedere come protagonisti, attraverso il loro aiuto e i loro social, gli studenti stessi. Grazie di nuovo a tutti per questa opportunità interessantissima. Grazie Tiziana, prof, per la chiusura. Io non mi resta che ringraziare tutti i relatori, gli studenti, Aquila ovviamente per l'organizzazione, e rivederci al prossimo anno nella prossima giornata della Terra. Grazie mille a tutti. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Grazie. Ciao ragazzi. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti e grazie. Grazie, arrivederci.